Un gruppo di attivisti del Meetup Non Solo Catanzaro, insieme al deputato Sebastiano Barbanti del Movimento 5 Stelle, in merito alle dimissioni del Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, ha sottoscritto un atto di diffida, inoltrato nel tardo pomeriggio di ieri, al Presidente del Consiglio della Regione Calabria Francesco Talarico e per conoscenza al Prefetto di Catanzaro Raffaele Cannizzaro. Nella diffida, redatta dall'avvocato Francesco Pitaro, si fa riferimento al fatto che tali dimissioni siano assolutamente efficaci e pertanto il Consiglio regionale non può essere convocato il 3 giugno perché è una data troppo lontana con la quale si viola sostanzialmente la legge. Nell'atto di diffida sostanzialmente noi riteniamo che si stiano compiendo alcune omissioni. Questo perché nonostante le dimissioni di Scopelliti, le quali sono state regolarmente depositate, il Consiglio regionale è stato convocato tardivamente. Il Consiglio regionale non deve essere convocato il 3 giugno perché è una data troppo lontana e con cui si viola sostanzialmente il regolamento e la legge, ma devono essere convocate non oltre 3 giorni da quando riceverà il nostro atto, affinché finalmente si prenda atto delle dimissioni di Scopelliti e si sciolga il Consiglio regionale, congedando quindi tutti i consiglieri regionali, e in modo tale che quindi la comunità dei calabresi possa riandare al voto. Il presidente Talarico continua a fare quello che vuole, praticamente in barba ai cittadini, non rispetta quello che lo statuto dice, non ha rispetto per le leggi, non ha rispetto per i cittadini. Quindi ancora una volta dobbiamo, per far rispettare i cittadini, dobbiamo ricorrere all'autorità giudiziaria. Non c'è rispetto per i cittadini. In questa diffida si cerca di dare un ulteriore messaggio, questa volta estremamente concreto, per le discusse dimissioni del Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti? Assolutamente, perché sembra che le dimissioni di Scopelliti non siano valide nella sospensiva, ma in realtà noi diciamo esattamente il contrario. Ci sono 5 pareri, ovviamente per quanto ci riguarda di parte, visto che insomma sono pagati dallo stesso Presidente del Consiglio, quindi per quanto ci riguarda sono un po' di parte. Per cui adesso quello che chiediamo è che venga soprattutto ristabilito l'iter normale. Il Consiglio convocato entro i 10 giorni, così come è scritto sul regolamento, e le elezioni quanto prima, quindi tutto in mano poi al prefetto Cannizzaro.